Ti glorifichiamo, oh Padre, tu solo sei santo e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con suavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito il nostro santo patrono San Filippo Neri, che è proposto alla nostra comune venerazione attraverso questa immagine. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
fratelli, prima della benedizione finale, sento l'esigenza di esprimere un ringraziamento a tutti quanti voi che avete voluto essere presenti a questo momento. In modo particolare voglio ringraziare il nostro sindaco che ha mantenuto le promesse, perché il giorno di San Filippo disse che avrebbe fatto in modo che ci fosse un monumento qui in questa piazza e anche che fossero stanziati 100.000 euro per la parrocchia di Santa Maria Maggiore, cosa che è avvenuto, e noi stiamo predisponendo un progetto per il restauro dei tetti e della cupola per preservare gli affreschi che sono appunto nella nostra chiesa. E quindi lo ringrazio in modo particolare, con tanto proprio tanta gratitudine. Grazie. E come siamo soliti fare, sempre in occasione della festa di San Filippo, ci sono sempre delle espressioni anche poetiche che adesso la nostra Marisa, come dire, esprimerà a San Filippo. Allora, io innanzitutto volevo dire che io adoro questo santo, proprio sono innamorata, e dico a tutti quanti voi, vogliate bene a San Filippo, perché è un santo meraviglioso. Vi devo dire, ecco, una confidenza, io lo prego sempre, tutte le volte, anche quando sono nei miei pensieri. Il mio saluto va innanzitutto al Signore, ma anche a lui, perché lo sento proprio un santo nostro. Ecco, noi, Gioia del Colle dovrebbe essere il paese della gioia. Adesso vi leggo questa poesia, è una poesia molto particolare, ho messo anche un poco dei versi di Trilussa, però è venuta molto, a me piace. Adesso vediamo cosa ne dite voi. Guarda un po', padre Filippo, cosa il sindaco Longo ti ha dedicato. Proprio lui, persona dal grande carisma, ma molto criticato. Una sera, davanti al comune, mi parlò di questa iniziativa maestosa. Gli brillavano gli occhi, la faccia era radiosa. Questa scultura è per il santo della gioia e dei fanciulli. Amava tutti, ricchi, straccioni, persino i bulli. I nobili lo squadravano e mormoravano: or vedi, questo è pazzo. Gli facevano la critica riguardo la politica, che era contraria ai pensieri sui. Rispondeva: perché non badi ai fattacci tui? La cosa più preziosa è che tu, Pippo Buono, sei il protettore del nostro paese, Gioia del Colle, località popolare del suolo pugliese. Fra gli alberi e una scuola a te dedicata, ti vedo sorridente in questa zona molto abitata. Benedici tutti quelli che ti onorano come si deve, attenua liti, odio, rancori con la tua carezza lieve. Caccia via la malinconia, cattiva consigliera. Al primo posto regala la gioia dalla mattina alla sera. I rossi gerani sui balconi, il chiacchierio degli anziani sulle panchine, il passar delle stagioni con il sole, la pioggia e le brine. In cima al tetto d'una casa vanno a farci il nido le rondinelle tutto l'anno. C'è una forcina con le cordicelle dove c'è sempre steso qualche panno.